La cucina siciliana non ha paragoni, pure grazie ai colori vivaci, anche al gusto, perché noi facciamo anche dei contrasti, tipo acido e aspro e dolce messi insieme in un unico piatto. L'hanno scoperto anche in Russia, dove i piatti tipici dell'isola sono stati protagonisti dell'atto finale della settimana della cucina italiana nel mondo, un appuntamento giunto alla sua quarta edizione che quest'anno ha proposto il tema educazione alimentare e cultura del gusto. E proprio il progetto De Gustibus ha fatto incontrare studenti di istituti alberghieri italiani e russi. È un popolo come noi, dedito all'agricoltura, dove i prodotti della terra hanno un gusto totalmente diverso. Lezioni, laboratori, degustazioni e anche un concorso che è stato un trionfo di cassate, dolci di mandorle, arancine, paste alla norma, couscous e autentiche prelibatezze come la tartare di gambero rosso di Mazara. Abbiamo portato il nostro calore della Sicilia, i nostri prodotti, i nostri modi di fare, la nostra grande passione per la cucina. A Mosca ben un quarto dei ristoranti è ispirato alla gastronomia italiana. Tornerai in Russia magari per aprire un ristorante? Certamente, subito. Si vive molto bene. Molto molto bene, poi l'ambiente è sereno e tranquillo. Ma anche i russi, grazie alle competenze acquisite, sono pronti a confrontarsi a livello internazionale. I russi hanno fatto questo in passato, perché se andiamo a vedere alcuni piatti russi sono diventati famosi perché cucinati da chef russi dopo la rivoluzione, erano andati via,